Ciao a tutti, mi chiamo Daniele Servitella, in arte Daniele Doesn't Matter. Come ho intrapreso la strada dello youtuber? Allora, partiamo dal presupposto che sono laureato in scienze del design, quindi il mio percorso di studi mi ha portato a lavorare sempre nel mondo della comunicazione, in ambito pubblicitario. Ho lavorato per una decina d'anni sia come web designer freelance, sia come art director in alcune agenzie pubblicitarie tipo Leo Burnett. Dopodiché ho iniziato a sentire una sorta di esigenza interiore, un bisogno che veniva da dentro di continuare la comunicazione, ma poter mettere la faccia nei messaggi che davo, perché il bello e il brutto della pubblicità è che quando comunichi per terzi e soprattutto difficilmente viene messo il tuo nome su quello che stai facendo, a meno che non vinci Cannes. Meno diretto, diciamo. È meno diretto. Quindi nel 2009 ho iniziato a esplorare YouTube dal lato tecnico, visto che faceva parte del mio lavoro, e ho detto, caspita, questa è un'occasione da sfruttare, proviamo per hobby, ma con approccio professionale, a vedere che cosa si può fare con YouTube. Quindi, applicando un po' di regole di marketing, creandomi un'immagine coordinata, quindi ripetendo tutto quello che ho fatto nel percorso di studi, ma applicandolo sulla mia persona e non su un'azienda, ho creato questo personaggio, Daniele Doesn't Matter. Da lì ho aperto questo canale, ho cominciato a fare dei video comici dove raccontavo episodi di vita facendogli sopra una caricatura in modo che la gente potesse identificarsi in queste scene, e poi piano piano da hobby professionale è diventato a tutti gli effetti professione che è rimasta comunque un hobby ma a tempo pieno. Sì, quello sì, uno delle cose fondamentali di questo lavoro è che ci sia sempre la passione, sennò è praticamente impossibile portarlo avanti con la stessa dedizione dopo quasi 10 anni. Ed è, immagino, la stessa passione che poi passo dopo passo, continuando il percorso, ti ha spinto a voler magari scrivere un libro e a voler trasmettere qualcosa più di tuo, visto che prima mi dicevi che magari la pubblicità a volte è un po' più, diciamo, asettica, meno diretta. Esattamente. Magari, non so, a me viene in mente che con un libro puoi metterci più te stesso, invece parlare direttamente. Guarda, ti racconto proprio un aneddoto, certo, a proposito. Spiegami tu. Ci mancherebbe. Un aneddoto a proposito. Quando comunichi su YouTube, stai facendo un dialogo con gli utenti, perché in tempo reale ricevi i commenti delle persone, ti scrivono che cosa gli è piaciuto, che cosa non gli è piaciuto, ti danno dei consigli, ti fanno una critica, ti fanno un complimento e via dicendo. Quindi è una scrittura creativa che viene poi applicata al video, quindi c'è sempre di base una parte scritta. I miei video non sono mai improvvisati, sono completamente scritti dalla A alla Z. E questa scrittura, come ti dicevo, non è un monologo che faccio con me stesso, ma un dialogo che faccio con gli utenti che mi seguono. Nel momento del romanzo, invece, sentivo proprio questa esigenza di tornare a fare un monologo, quindi un passo indietro, tra virgolette passo indietro, perché potrebbe essere anche un passo avanti. No, è una cosa diversa. Sì, perché, esattamente. In cui approfondivo, prima di tutto, tematiche che in ambito comico e su YouTube non potevo trattare, e poi potevo effettivamente fare un monologo con me stesso e dare l'opportunità a chi leggerà questo romanzo, chi lo prenderà, di ascoltare tutta la mia storia, e poi alla fine forse ci saranno dei commenti e delle interazioni, però di base devi ascoltare, devi se hai voglia ovviamente, certo, il mio monologo. E a livello dei contenuti io ho dato un'occhiata, così è molto interessante, soprattutto magari questa idea del tempo che tu anche inizialmente con una citazione metti in campo, come appunto magari la voglia di parlare, di dire qualcosa in più sul tempo. E cos'è per te il tempo? Cioè, cos'è stato mentre scrivevi? Guarda, il tempo ha una definizione incredibile che non ti saprei dare dal mio punto di vista, perché è difficile definirlo, però ti rendi conto di viverlo. Scusa, mi sto distraendo perché non ti sta mettendo il microfono, quindi vedevo. No, ok, recupero il filo del discorso. Dicevo, definire il tempo è veramente difficile, perché mentre lo stai vivendo ti rendi conto di quello che sta passando, quello che hai vissuto e quello che forse vivrai con un'immagine sfocata. Mi sono reso conto però in questo periodo di lavoro che il tempo mi veniva a mancare, semplicemente perché sono sempre in giro, il tempo dedicato al lavoro è praticamente quasi 7 giorni su 7, certo. Quindi senti l'esigenza, cominci a ragionare sul sonno, come nel caso del mio romanzo, e dici, caspita, perdiamo, tra virgolette, 8 ore ogni notte della nostra vita. Quel tempo potremmo utilizzarlo per fare tantissime altre cose, magari avere più tempo per amicizia, amore, famiglia o lavoro. Quindi da lì è nata, da un'esigenza personale di avere più tempo, l'idea di creare questo protagonista, Luca, che fosse alla continua ricerca di un modo per poter smettere di dormire senza patire le conseguenze del sonno.
nel romanzo poi ci riuscirai, da lì si svilupperà tutta la storia. È interessante perché, come mi dicevi prima, no, che tu volevi scrivere per far sì che il pubblico si medesimasse, io penso sia un po' un sogno di tutti poter riuscire a ottimizzare il tempo al massimo e appunto poter identificarsi in un personaggio che ha questa capacità, che riesce a sfruttarlo a pieno. Guarda, lì è stato veramente una botta di culo, se si può dire, incredibile, perché mentre stavo partorendo questa idea, che chiaramente ho impiegato 3 anni per elaborarla. E quando parlavo con le persone dicendo ho questa idea, sto scrivendo, sto iniziando a scrivere questo romanzo, tutti quanti mi dicevano: caspita, stai parlando della mia vita. Quindi lì ho trovato un input di dire ok, ho trovato esatto, una chiave perfetta su cui sviluppare un protagonista. E poi ho visto, leggendo anche, ho visto, questa è una domanda magari un po' più personale, poi mi dai tu se vuoi rispondere, certo, o no, ho visto anche la citazione iniziale al tuo bisnonno che dicevi sapeva raccontare le storie, mentre tu magari non ti senti così in grado, è vero questo? Guarda, farei un grandissimo spoiler sulla storia se ti spiegassi quella citazione. No, perché tu sei amante delle serie TV comunque. Esattamente. Visto che appunto nel libro non ti do un'anticipazione su questa domanda, perché appunto potrei rovinarti tutto il romanzo. No, non me lo rovinare. Però appunto sei un amante, un divoratore, immagino, sia di libri che di serie TV. E esattamente. Appunto, poter avere anche magari più tempo per, non dico solo rilassarsi, però per dedicarsi ad altre passioni come queste, senza sottrarlo al lavoro, agli affetti e ad altre cose. Guarda, ti dirò, il nucleo centrale della tua storia. Sono d'accordissimo con te ed è proprio una chiave che ho voluto dare all'interno di questo romanzo, perché uno degli effetti collaterali non brutti assolutamente che avrà il protagonista nel momento in cui perde il sonno sarà quello di riuscire a diventare multitasking nei confronti dell'informazione in generale, quindi sarà in grado di leggere 4 romanzi in contemporanea concentrandosi su tutti e 4 nello stesso momento senza confonderli, guardando in TV e sullo smartphone 2 serie TV. Davvero multitasking sì, quindi credo che sia il sogno di tutti poter comunicazione in particolare. Guarda, è più un valore aggiunto. Esattamente. E poi magari ti farei un'ultima domanda, invece cosa significa parlare al Festival Francescano e venire al Festival Francescano? Guarda, sicuramente è un grande onore ogni volta che mi invitano per poter promuovere sia un lavoro che ho fatto oppure parlare semplicemente della mia esperienza, perché potrebbe essere di stimolo per altri ragazzi, io non dico di intraprendere per forza questa strada. Ora dirò una banalità senza fine, però secondo me è giusto ribadirlo. Credo di essere, tra virgolette, un esempio del fatto che se credi in una cosa e ti metti d'impegno puoi raggiungerla. Chiaramente potrebbe arrivare anche per vie traverse. L'importante è continuare a perseguire quella strada, studiare, perché è fondamentale. Come dice all'inizio, la passione. La passione deve esserci, appunto, passione legata a studio premia quasi sempre. Poi ovviamente nella vita non si sa mai, però non dipende tutto da noi. Però. Non dipende tutto da noi, ma se ci mettiamo del nostro sicuramente possiamo andare contro anche all'avversità, magari, che potremmo incontrare sulla strada. Invece ho detto una bugia prima, ti faccio un'ulteriore ultima domanda. Non ti preoccupare. Quali sono le tue idee, i tuoi progetti per il futuro magari? Questa è un'altra domanda da $1 milioni. Guarda, per quanto riguarda YouTube, non essendoci una case history dove puoi dire a 40 anni si smette, a 50 anni sei troppo vecchio, il mio sogno è quello di continuare a proseguire su questa strada, chiaramente proseguendo la comunicazione anche sugli altri media, come sto facendo in questo momento. Una cosa che mi piacerebbe tantissimo portare avanti è la scrittura, perché è una mia grande passione da sempre, perché come ti dicevo, fare video su YouTube non è solo accendere una webcam, certo, e parlare, ma c'è tanta scrittura. Pensarli, dietro scriverli. Esattamente. E quindi proseguire anche nel campo dell'editoria sarebbe un grande sogno e spero in questa possibilità. Grazie a voi, è stato un piacere.